Un risultato rotondo che arriva al termine di un tour de force di 4 gare in 11 giorni fra Coppa e Campionato. Comprensibile anche un briciolo di stanchezza per una squadra che pure ha una rosa vasta. Alla fine però, insomma, è un risultato importante che vi proietta anche ai vertici della classifica. Siamo contenti del risultato e nella prestazione abbiamo fatto abbastanza bene nella ripresa. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma bisogna ricordarsi che davanti avevamo una squadra forte e ben messa in campo, guidata da un buon allenatore. Questa è una squadra che in futuro, quando recupererà gli infortunati, sarà veramente un osso duro per tutti. Sono fastidiati un po' dagli infortuni, non ultimo il nostro Sanni che è con loro e non è più. E anche Sexeni, per citare un altro. Esattamente, Sexeni e compagnia bella. È una buonissima squadra, degna di ogni rispetto, quindi questo avvalora ancora di più il nostro risultato. Precauzionalmente un attacco per Mannelli, era giusto il ragazzo, ha preso una bella pallonata. Quindi per precauzione hanno scelto di portarlo all'ospedale per fare un controllo, già stava meglio, quindi non ci sono segnali preoccupanti. Vedremo comunque l'esito di questo. I cambi, diciamo che sono una nostra arma fondamentale. Voler con la macchina che non giocano. E vorrei fare un plauso al nostro portiere di riserva che sta lavorando bene affinché possa mettere in mostra tutte le sue doti. Suo un ruolo un po' ingrato in quanto è un gran portiere, ma gode dell'apprezzamento di tutti e il suo lavoro è un gran lavoro. Un po' come anche chi è in tribuna, ad esempio come Renzi, tanto per fare un nome. Renzi è un'icona del Montevarchi, un'icona nostra, quindi deve stare con noi, deve stare calmo e tranquillo, sa quello che vogliamo da lui, lui sa quello che lui può dare a noi. Noi va benissimo Renzi. Giorgio Rosadini, un Montevarchi che ha fatto in 11 giorni 4 partite, i margini di miglioramento ci sono, ma si può essere anche già abbastanza soddisfatti? Ma noi siamo contentissimi, è evidente che i risultati contano. Conta anche il gioco, però a Sprazia abbiamo visto anche delle buone cose, abbiamo fatto un bellissimo gol su uno schema preparato, questa conferma che la squadra sta lavorando bene, qualche margine di miglioramento l'abbiamo, però abbiamo fatto 4 partite in 15 giorni, abbiamo chiaramente avuto delle difficoltà a allenarsi con una certa continuità, per cui siamo comunque contenti e speriamo di poter ancora crescere. Stanchezza era mentale, tantissimo mentale, non fisica, perché il secondo tempo siamo venuti fuori dopo un bruttissimo primo tempo dove c'è stata un po' di confusione. Noi abbiamo tanta qualità e quindi dobbiamo fare meglio. Cioè, sono arrabbiato sotto questo punto di vista, perché questo Montevarchi deve giocare meglio, deve fare meglio. È logico, sono contento per il risultato, della prestazione, del cuore dei ragazzi, dell'atteggiamento, tutto. Però bisogna cercare di giocare meglio, perché poi dopo, se no, troveremo anche qualche difficoltà. Soprattutto nella gestione magari della palla, qualche pallone si è arrabbiato molto, buttato via anche con troppa fretta. Sì, quella è la testa, perché pensiamo di essere un po' stanchi mentalmente, allora facciamo la cosa più facile, quella di calciare. Però questi giocatori hanno delle qualità impressionanti, sia fisiche che tecniche, e quindi poi dopo entriamo al secondo tempo, benché loro fossero in 10, però la palla stava in terra, abbiamo giocato, abbiamo fatto azioni importanti e un paio di bei gol, quindi insomma sono contento, diciamo. Però ecco, l'atteggiamento e l'impronta del primo tempo per me doveva essere diversa.